Il Garbino, parliamo quest'oggi del vento di Garbino e molti ci avete chiesto ma che cos'è? È appunto un vento proveniente da sud-ovest. Si chiama libeccio nella nostra penisola, ma in Emilia-Romagna spesso viene chiamato Garbino, non solo in Emilia-Romagna perché su buona parte del versante adriatico e anche in Veneto. Il Garbino è un vento richiama giornate calde, ma per quale motivo? Sia in inverno che in estate, infatti il Garbino è associato a una giornata decisamente più calda del solito. In inverno sembra di essere quasi in primavera in alcune giornate quando soffia il Garbino, in estate invece può portare valori quasi da record fin sulla nostra riviera. Ma perché? È un vento che arriva da sud-ovest, quindi dalle regioni del Tirreno, ma deve scavalcare l'Appennino. Quando l'ha scavalcato, deve raggiungere le aree pianeggianti e questo vento, appunto scendendo di quota, quindi dalle vette più alte dell'Appennino verso la pianura, tende a scaldare ulteriormente l'aria, però la secca, quindi le temperature di conseguenza aumentano anche di molti gradi. E quindi in occasione di venti di Garbino le temperature potrebbero aumentare nettamente, specialmente nei fondovalli, nelle aree di prima media collina e in pianura, ma i valori alcune volte da record potrebbero raggiungere anche la costa, che solitamente è mitigata dalla brezza, ma in queste occasioni il vento di caduta dall'Appennino porta temperature molto alte fin sul mare. Si chiama quindi Garbino.